No, vabbè, sicuramente alla fine, rivalutando bene la tappa, è stata una tappa dura. Ho provato addirittura a buttarmi qualche fuga subito, un po' pensando ai traguardi volanti, però non è andata, è andata via una fuga di forza, tanti corridori davanti e tanti di buoni, anche perché comunque c'è una gente che può fare classifica, quindi tappa dura, ma passata benissimo per quanto mi riguarda, quindi un'altra tappa dura andata, domani c'è la terza di fila, quindi sarà ancora più dura, però domani il classico arrivo in salita, quindi molleremo nel momento in cui c'è da mollare e ci penseremo già alla tappa dopo. Elia, vista da dentro al gruppo, tu che appunto sei qui anche per aiutare Ricci, com'è stata vissuta questa giornata, questa fuga? Ha colto un po' anche i big di sorpresa? Cioè, era difficile immaginarsela così dura questa tappa? Ma sicuramente sapevamo che tanti volevano provare ad andare in fuga oggi, perché è una tappa corta, comunque dura, da tenere il gruppo vicino alla fuga era difficile, quindi sicuramente abbiamo vissuto la corsa, un po' di tatticismo c'è stato perché tutte le squadre erano coperte davanti, quindi c'è stato un po' di attesa e poi chi ha deciso di prendere in mano la situazione l'ha presa in mano, però noi eravamo coperti, avevamo Siuzu e Puccio davanti, quindi tutto bene, tutto liscio.